Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti». In questa domenica e nelle successive Gesù parlerà alle folle che si erano radunate per ascoltarlo. Parlerà loro di molte cose con parabole, cioè attraverso un linguaggio semplice, fatto di immagini, similitudini, comprensibile a tutti, ma che nello stesso tempo obbliga colui che ascolta ad interrogarsi, a pensare. Così Gesù inizia a raccontare la parabola del seminatore, che esce nei campi per gettare il seme della parola di Dio. Il Signore stesso è la parola di Dio, è il Verbo incarnato, quel seme che è morto nella terra per portare molto frutto. Il seminatore stesso è il Signore, è l'unico cioè che è in grado di dare la vita in abbondanza. Infatti sparge il seme non solo sul terreno buono, ma anche dove umanamente un buon agricoltore non sprecherebbe il suo seme tanto prezioso. Ma il Signore si fida delle persone, tutte, non esclude nessuno. Getta il seme anche sulla strada, sul terreno non ben preparato, arato ad accogliere la parola. Da precedenza la semina in luoghi improbabili, nei cuori apparentemente insensibili, induriti. Di questi cuori il Signore ha una cura particolare e non si stanca mai di preparare il terreno, di spianare le zolle, di rigare i solchi delle nostre ferite. Una lettura tuttavia a volte troppo moralista di questo Vangelo ci può portare a fissare l'attenzione soltanto sul tipo di terreno seminato e subito ci si immedesima in questo o quel terreno in base alle modalità delle nostre azioni, perdendo di vista tuttavia il protagonista di questa parabola, che è la parola di Dio. Di fronte alla nostra risposta, seppur necessaria, c'è l'efficacia della parola di Dio, che non ritorna a me senza effetto, dice il profeta Isaia, e senza aver operato ciò che egli desidera. Spesso tutti questi diversi tipi di terreno convivono insieme in noi. Ognuno di noi, infatti, è fecondo, ma nello stesso tempo ha lati oscuri, zone d'ombra nel nostro cuore, preoccupazioni, ferite, problemi irrisolti che ci impediscono, ci frenano in questo nostro cammino verso il regno di Dio. Allora sta a noi comprendere, che significa contenere, afferrare, prendere insieme, la grazia di Dio riversata in abbondanza su tutti gli uomini.